Oggi parliamo di pulled pork. Abbiamo una coppa di maiale intera, naturalmente cruda, è quel taglio che di solito viene utilizzato dal macellaio per fare le bistecchine di coppa da mettere nelle nostre grigliate, da fare cottura diretta. In questo caso verrà trattato in maniera diversa. Innanzitutto verrà cotto tutto insieme e verrà naturalmente pulito, vi faremo vedere un attimo come sarà fatto, e poi conciato con delle spezie, un misto di spezie chiamato rub, quindi prevalenza di zucchero di canna, con sale, pepe, paprika, e poi in base insomma a quelli che sono i gusti vostri o al rub commerciale che vi piace di più andrete a mettere appunto il vostro condimento. Dopodiché affumicatore, barbecue, quello che volete. La regola principale è cottura a bassa temperatura. Pazienza, tempo, e dopodiché il miracolo avverrà. In questo caso la trattiamo come una coppa da fare in maniera casalinga, quindi eviteremo di andare a pulire dal grasso e eccessivamente la carne. Andremo a dare giusto una pulizia superficiale, toglieremo la silver skin, e se magari ci sarà, adesso la gireremo e guarderemo, e poi dopo, una volta pulita superficialmente, andremo a speziarla e poi metterla sul barbecue. Ora, ci sono vari modi di fare questo tipo di taglio, di cuocere questo tipo di taglio, ma soprattutto questo non è il taglio originale del pulled pork. Il pulled pork nasce da un taglio tipicamente nordamericano che si chiama Boston Butt. Nel Boston Butt abbiamo spalla di maiale, abbiamo coppa, abbiamo anche capocollo e soprattutto c'è la clavicola al suo interno. Sì, la clavicola. E chi sono? Il dottor House? La scapola, non la clavicola, la scapola. Usiamo la coppa di maiale, in questo caso è solo la coppa, quindi un pezzo un pochettino più piccolo, perché è molto difficile nelle nostre macellerie trovare il Boston Butt. In questo caso abbiamo un pezzo di carne che solitamente è di circa, va dai 2,7 kg ai 3,2 kg, 3,3 kg. Naturalmente dopo verrà pulita, perderà un pochettino di peso da crudo, ma soprattutto andrà a perdere peso anche in cottura. Diciamo che un pezzo di queste dimensioni è utile per fare circa 25 panini, 30 scarsi, 20 belli abbondanti, stiamo nel mezzo, 25. Di solito viene accompagnata da un'insalata di cavolo che si chiama coleslaw, messa dentro a un bel bun di classico pan brioche o comunque quello che vi aggrada, e servita in quel modo lì, pulled pork sandwich. Questo tipo di carne viene spesso preparato in maniera diversa. Chi ama la salamoia ce la mette anche 2 giorni, chi ama iniettarla con delle injection, diciamo già pronte, che sono in vendita nei barbecue store, piuttosto che con del brodo di carne, sia esso di pollo, di manzo, misto, ristretto, quello che volete. Noi crediamo che per un prodotto che sia buono, gustoso e soprattutto replicabile anche a casa non sia necessario fare questi due tipi di lavorazione, ma sia sufficiente, come dicevamo prima, pulirla e poi dopo lasciare che il grasso all'interno della carne faccia il suo lavoro sciogliendosi e renda, diciamo, la carne più succosa e più morbida a fine cottura. A proposito di cottura, la temperatura di cottura di un pulled pork è da considerarsi almeno a 93-94 gradi. Chi la tiene un pochettino più indietro di cottura la toglie a 91-92 gradi, chi non ha assolutamente
compromessi vuole andare fino al 96-97, scuole di pensiero, ognuno faccia un pochettino quello che gli sembra meglio e soprattutto quello che è di suo gusto. Iniziamo a lavorare la coppa di maiale. Come vedete qua abbiamo un po' di silver skin, quindi questa pleure che copre la carne, che va tolta perché sennò il rub, in questo caso sciogliendosi, non aderirà e scivolerà via. Abbiamo anche una vena di grasso abbastanza importante che andrei a rimuovere. Abbiamo montato i guantini, giusto per non allordarci troppo le mani, e selezioniamo un rub. In questo caso usiamo Log Waller di Shacklebuster. È uno dei miei rub preferiti, lo trovo un rub molto interessante, tendenzialmente dolciastro e non è piccante, cosa che amo particolarmente. Andiamo ad applicare il rub sulla coppa. Massaggiamo il rub cercando di farlo aderire il più possibile. Il primo layer di rub è stato posizionato sulla carne. Mettiamo un altro pochettino proprio perché non abbiamo messo né senape né olio per farlo attaccare alla carne. Un'altra piccola spruzzatina di rub. Il rub non è mai troppo. Il rub è sulla carne e adesso andiamo in cottura. Cuoceremo 125 gradi su barbecue a pellet per il tempo necessario. Ve l'ho detto all'inizio, pazienza, ci vuole tanta pazienza sul barbecue. Diciamo che mediamente i tempi di cottura si attestano sulle 2 ore e mezzo per chilo. Dipende sempre dal tipo di carne, maiale, vecchio, giovane, grasso, magro, a volte sono 2 ore e un quarto, a volte ne sono 3.
diciamo che 2 ore e mezza potrebbe essere un tempo indicativamente giusto. Naturalmente il tempo lo decide sempre e comunque la temperatura interna della carne. Decidiamo noi a quanto arrivare, dopodiché la cottura farà il miracolo. Per questo andremo a utilizzare un termometro a sonda, un Meter Plus, da inserire subito nella carne per tenere monitorata la nostra cottura. Il nostro barbecue è a temperatura, andiamo ad infornare. Apriamo. La nostra coppa è nel barbecue. Adesso puliamo un po', aspettiamo qualche ora. Fra qualche ora valuteremo se la coppa è in stallo, quindi se la temperatura di cottura non sale per molto tempo. Andremo a fare foil, quindi la avvolgeremo in carta d'alluminio, andremo a rimetterla sul barbecue e poi dopo aspetteremo che arrivi alla temperatura corretta di cottura. Bene, la nostra coppa di maiale è in cottura ormai da 3 ore, 3 ore e mezza. Abbiamo raggiunto una temperatura al cuore di circa 70 gradi, adesso è ora di fare un po' di foil. Procediamo. Consiglio pratico, prima di prendere la coppa fuori dal barbecue, preparatevi la postazione con già il foil steso. In questo modo eviterete perdite di liquidi, di sporcare e soprattutto di dover appoggiare un pezzo di carne in cottura su una superficie magari non consona. Il nostro pullet è sul tavolo e sopra il foil, aiutandoci con uno Scottex, lo pieghiamo, andiamo ad estrarre il nostro meter. Ecco qua. Andiamo ad aggiungere un po' di Carolina Mustard sopra il pullet prima di chiudere il foil. È abbastanza inutile spennellarlo, io lo lascerei proprio così. Chiudiamo il foil. Per continuare a seguire la cottura, torniamo ad inserire il nostro meter. Andiamo nel nostro barbecue pellet. Bentornati ragazzi, il nostro pullet è in casa, quindi adesso non ci resta che vedere com'è venuto. Prima di tutto andiamo a rimuovere la nostra sonda meter. Puliamo un pochino. E la rimettiamo nel suo alloggiamento.
Adesso è il momento di aprire il foglio. È un peccato che in camera non si senta l'odore. Purtroppo, visto lo scarso tempo di rest, quindi di riposo, per esigenze televisive, non ha sviluppato molto liquido. Sembra molto tenero, proviamo a vedere se con l'ausilio di due forchette riusciamo a pullarlo. Per quanto riguarda la succosità, faremo in tempo dopo andarla a correggere. Due forchette e iniziamo a pullare la nostra coppa. Come sospettavo, è rimasto un pochettino asciutto. Purtroppo la mancanza di rest ha fatto sì che i liquidi non si ridistribuissero e soprattutto che non perdesse quelli in eccesso. Non è un problema, la carne è molto morbida comunque. Andiamo a correggere con due tipi di salse diverse. Una Carolina Mustard, che secondo noi è la salsa migliore per accompagnare il pulled pork, e comunque anche una salsa barbecue per dargli un po' più di colore e una consistenza, diciamo, un po' più brillante all'interno del nostro piatto. Carolina Mustard. E una classica salsa barbecue. A questo punto andiamo ad amalgamare. A me poi che sia troppo scioglievole e sbrodaglioso in bocca non piace, cioè la sua consistenza deve avere. Chiudiamo il panino. Pulled pork sandwich. Buon appetito.